Come avete visto dal titolo, siamo arrivati a parlare di un argomento sicuramente meno trattato e meno, diciamo, consueto rispetto alla trattazione dell'ellisse, quella cioè che avete disegnato qui, quella con centro di simmetria O nell'origine. I fuochi, vedete, in questo caso stanno sull'asse delle X e vedete che sono i 4 A1, A2, B1, B2, i 4 punti d'incontro dell'ellisse con gli assi cartesiani. P è un generico punto che a coordinate x, y, abbiamo visto come l'equazione canonica o normale o cartesiana, chiamatela come volete, dell'ellisse è x al quadrato fratto a al quadrato più y al quadrato fratto b al quadrato uguale 1. Questa è l'ellisse che ha centro nell'origine. E inoltre è il luogo dei punti, la curva più grande, il luogo dei punti, tali che la p f con 1 più p f con 2 è pari a 2a, dove PF con 1 è questo, distanza del punto P di generiche coordinate x, y dal punto F con 1, che poi è il fuoco. Ecco qui, PF con 2 è questo. Bene, in pratica si trova come la somma è pari a 2A. Vi ricordo che 2A è la lunghezza dell'asse maggiore, 2B è la lunghezza dell'asse minore, A è semiasse maggiore, B è semiasse minore. Allo stesso modo però, andando a spostare, quindi traslare, perché traslare significa spostare, i due fuochi F1 e F2 con un vettore, no? Di un certo vettore, va bene? Quindi di una certa, diciamo, spostando, quindi F1 e F2 qui e facendoli diventare F1' e F2', quindi utilizzando la nozione di vettore spostamento, quindi il vettore spostamento V, ve lo ricordo, è un vettore che si può rappresentare mediante delle coordinate che indichiamo con P e Q, in questo caso, come tra l'altro le indica il testo. Bene, possiamo scrivere proiettando, cioè spostando, quindi traslando F1 e F2, ovviamente si riformerà lo stesso discorso, si avrà un'ellisse traslata che vedete che è questa qua, ed è anche questa la curva piana, luogo geometrico verificante che P' F con 1' più P' F con 2' è uguale a 2A, cioè non cambia sostanzialmente nulla, non cambia nulla. Quello che cambia, lo potete vedere dalla figura, che cos'è? Beh, è sicuramente quello che cambia, primo è questo qua, quello che cambia che cos'è? Beh, quello che cambia è sicuramente il centro dell'ellisse, che non è più l'origine, ma è un centro che non conosciamo e dobbiamo ovviamente determinare. Allora, intanto la prima cosa da fare, visto che abbiamo operato uno spostamento, una traslazione, è quella di scrivere le equazioni della traslazione. Allora, se P' è il nuovo punto dell'ellisse che ha coordinate, ad esempio, x' e y', possiamo scrivere che pertanto x' è x più il nostro, più la scissa del vettore traslazione P, e y' sarà y, che è questa vecchia, più l'ordinata del vettore traslazione, più Q. Da questo possiamo trovare quindi chi sono, quindi x sarà e y, abbiamo trovato che sono rispettivamente, ovviamente le troviamo portando P e Q, vedete che abbiamo trovato come x' meno P e y' meno Q sono le equazioni della trasformazione. Quindi è sufficiente sostituire nell'equazione cartesiana della nostra ellisse al posto di x, x' meno P, e al posto di y, y' meno Q. A questo punto però conviene lasciare stare gli apici, x', y' e chiamarli comunque sempre x e y, e quindi possiamo direttamente ottenere la nuova equazione canonica, la nuova equazione cartesiana dell'ellisse cosiddetta traslata, che è questa, x, anzi la scriviamo lì accanto, quindi questa fa riferimento a questo, a questa qua, centro dell'origine, questa qui che adesso scriverò fa riferimento a questa qua, spostata, traslata, quindi x meno p ovviamente al quadrato, perché x è al quadrato, diviso a al quadrato, vedete che non cambia qua, più y meno q tutto al quadrato diviso b al quadrato uguale ad 1. Uno dice, ma perché non x' y'? Beh, per un motivo di simbolismo, potrete anche scrivere x' meno p al quadrato fratto a quadro più y' meno q al quadrato fratto b al quadrato uguale a 1, ma per ovvi motivi di, diciamo, semplicità ho preferito scrivere x e y. Sono solamente simbolismi, ragazzi, niente di che. Allora, cancello queste equazioni che ci sono servite per arrivare a questa, che però non è l'unico modo di scrivere l'equazione. Possiamo anche
scriverla in forma più estesa, forma diciamo cartesiana, l'equazione di un'ellisse traslata. Vediamo come. Allora, intanto posso fare così. Dunque, a quadro e biquadro, come accade qua, sono termini tutti e due diversi da zero. Non possono essere nulli né uno né l'altro, perché altrimenti ci verrebbe un denominatore nullo. Quindi moltiplico per a quadro e biquadro, che è un numero diverso da zero, il membro di sinistra e il membro di destra. Lo posso fare applicando in pratica il secondo principio di equivalenza delle equazioni. Quindi se moltiplico a quadro e biquadro qui e a quadro e biquadro qua, avrò che l'equazione diventa b quadro per x meno p al quadrato più a al quadrato per y meno q al quadrato uguale a quadro b quadro per 1 diventa quadro b quadro. Allora, questo quadro b quadro lo porto a sinistra, quindi lo cambio di segno e a destra avrò 0 e sviluppo questi due quadrati ottenendo b quadro che moltiplico. Allora, il quadro di x meno p sarà x quadro meno 2px doppio prodotto più p quadro. Il quadro di y meno q è un a quadro davanti che moltiplica il quadrato del primo y quadro meno 2q y doppio prodotto più q al quadrato, ovviamente come detto meno a quadro b quadro che ho portato a sinistra uguale a 0. Ora moltiplico e lo scrivo così, allora avrò b quadro x quadro va bene, poi ho nell'ordine più a quadro y quadro, poi ho i termini in x che sono solamente meno 2p b quadro x, poi il termine in y che è un meno 2 q a quadro y, questo è un q se qualora non l'abbiate capito, i coefficienti, i numeri sono, guardate, b quadro p quadro più a quadro q quadro meno a quadro b quadro uguale a 0. Cominciamo, andiamo a fare delle sostituzioni, possiamo indicarle, no? Una sorta di imponiamo che, guardate, allora io porrei b quadro, lo pongo pari ad a primo, quindi uso a primo come un coefficiente, no? Coefficiente b quadro positivo, chiaramente positivo anche a primo, poi a quadro altro coefficiente positivo lo pongo pari a b primo. Poi pongo, guardate, meno 2p b quadro, lo pongo pari a c', altro coefficiente. Poi pongo, guardate, meno 2q a quadro pari a d'. E infine, il quinto termine è primo, seguendo la lettera dell'alfabeto con l'apice, pongo b quadro più a quadro q al quadrato meno a quadro b quadro uguale a questo termine e primo, in modo tale da riscrivere in definitiva l'equazione di questa ellisse traslata, che è sempre questa, ma scritta in maniera leggermente differente, che sarà a primo x quadro più b primo y quadro più c primo x più d primo y più e primo uguale a 0, con a primo, b primo, c primo, d primo ed e primo coefficienti reali. Eccola. Perché ovviamente vi farò vedere come da questa equazione si giunge a quella, perché da questa giungere a questa l'abbiamo visto, con un esempio vi farò vedere il modo inverso. Ma adesso non è finita qui, perché vi faccio vedere come posso determinare da questa equazione che ho scritto le coordinate del nuovo centro di simmetria, che non vi ho detto, sono ovviamente P e Q, vedete, perché se questa è l'equazione dell'ellisse con centro dell'origine, ovviamente se a P e Q diamo il valore 0, riotteniamo questa qua, quindi vuol dire che il nuovo centro, chiamiamo O' di simmetria, avrà coordinate di sicuro P e Q, che ovviamente da qui le vediamo subito, ma se ci dessero un'equazione così non le possiamo vedere subito. Come facciamo a determinarle? Beh, basterà determinarci da questa sostituzione qui chi è P e chi è Q. Dalla terza equazione, guardate, trovo che P è pari a meno, perché il meno c'è, C' diviso 2B al quadrato. Così come dalla quarta equazione trovo che Q è meno D' fratto 2A al quadrato. Quindi, in pratica, le coordinate del centro, che sono P e Q, possono anche essere descritte come l'ascissa meno C' fratto 2B al quadrato è l'ordinata come meno D' fratto 2A al quadrato. Non solo, ma le equazioni degli assi di simmetria
che poi sono le rette che sono parallele, perché gli assi di simmetria nelle ellisse che aveva centro l'origine erano l'asse Y e l'asse X. Ma qui chi saranno gli assi di simmetria? Saranno delle rette verticali e orizzontali, quindi entrambe parallele a Y e X, che avranno equazione, ve lo scrivo qua proprio, X, se volete X primo possiamo indicarle, X, no? X pari a meno C primo fratto 2B al quadrato ed Y uguale meno D primo fratto 2A al quadrato. Perché in questo modo, intersecando, cioè mettendo a sistema l'ellisse questa, con prima uno e poi l'altro, troveremo, andiamo a trovare proprio i quattro punti che ci consentiranno di tracciarla l'ellisse, no? Quindi questo è tutto quello che possiamo dire da un punto di vista teorico sull'ellisse traslata. Adesso leggiamo questo esercizio, lo vedete in grafica, nel quale ci chiedono di rappresentare l'ellisse di equazione x al quadrato più 4y al quadrato più 2x più 8y più 4 uguale a 0. Mi sono permesso di lasciare, ho tolto qualche cosa, ma ho lasciato le cose fondamentali che abbiamo dimostrato e trovato nel dettaglio in questo video. Vedete l'esempio del testo. Questo nel testo è un esempio non risolto che trovate nel testo Matematica Blu 2.0, il volume 3, della Zanichelli, Bergamini, Tifone Barozzi, sono come al solito gli autori di questo bel testo. E vi consiglio di acquistare se non l'avete, se non siete studenti di scuola. Molti, molto spesso mi hanno contattato per chiedere proprio un ottimo libro anche per ragazzi che preparano esami universitari. Comunque, vedete che questa equazione qua è proprio questa equazione qui generica che abbiamo trovato, dove A' è 1, B' è 4, C' è 2, D' è 8 e E' è 4, no? Come facciamo a disegnarla? Ovviamente tra un po' la vedrete su GeoGebra, per andare a disegnarla dobbiamo chiaramente trovarci, ci bastano le coordinate del nuovo centro di simmetria, che chiaramente non è l'origine. Come trovarlo? Beh, si è visto come O' ha coordinate P e Q, ma P l'abbiamo trovato da queste equazioni qua, che se uno si ricorda abbiamo visto come P in generale, chi è P? P è meno C' fratto 2B quadro e Q è proprio meno D' fratto 2A quadro, che poi è anche X uguale meno C' su 2B quadro e Y uguale meno D' su 2A quadro sono le equazioni di due assi di simmetria che andiamo a tracciare. Chi sono in questo caso? Beh, tenendo conto che il meno rimane, dunque C' vedete è 2, varrebbe meno 2 e B quadro che A' è 1, varrebbe meno 2 su 2, quindi meno 1, e se fate i conti viene meno 1 anche l'ordinata, perché viene 1 anche qui un meno 8, che è di primo, diviso 2 per 4, meno 8 ottavi o meno 1. Meno 1 sono le coordinate del nuovo, vedete come in effetti un centro non è più l'origine, è traslato, del nuovo centro di simmetria, quindi pertanto è, facciamo gli assi, meno 1, 1, ok, è un valore che sta ovviamente nel terzo, quindi il centro è qua, valore che sta nel terzo quadrante. Come fare a questo punto però a disegnarci? Tanto ci disegniamo gli assi di simmetria. Gli assi di simmetria sono proprio x uguale meno 1 e y uguale meno 1, che sono due rette verticali, una che passa per il punto meno 1, 0 e l'altra che passa per il punto 0, 1, 0, meno 1. Eccole qua, eccoli qua le, i due assi di simmetria. Però ci mancano anche i punti di intersezione, i punti di incontro delle liste traslata, che è questa, con gli assi nuovi, non con gli assi x uguale 0 e y uguale 0, con i vecchi assi cartesiani, che erano i vecchi assi di simmetria delle liste con centro d'origine. Ma qui dobbiamo andare a intersecare questa con chi? Con x uguale meno 1 e poi questa con y uguale meno 1. Vuol dire mettere al posto della x nell'equazione meno 1, ci verrà un'equazione secondo grado in y del tipo 4y quadro più 8y più che cosa? Beh, verrà un meno 1 al quadrato che è 1, più 4, 5, meno 2 che fa 3. Risolviamo questa equazione secondo grado applicando ad esempio la formula ridotta, meno b mezzi, quindi viene che y 1, 2, le due soluzioni sono un meno 8 mezzi, quindi un meno 4, più o meno radice di meno 4 al quadrato che è un 16, meno 12 radice di 4 che è 2 diviso a che è 4. Formula risolutiva ridotta, ci vengono due valori, uno che è un meno 2 quarti, meno un mezzo, e l'altro che è un meno 6 quarti, ovvero meno 3 mezzi. Meno 1 meno un mezzo è un valore, che andiamo quindi, eccolo qua, dunque chi è meno 1 meno un mezzo? Meno 1 meno un mezzo è questo qua, questo è un punto. L'altro è meno 1 meno 3 mezzi. Ovviamente è chiaramente questo, no? Eccola qua la prima, ecco, vedete i due punti? Quindi meno 1, i punti B con 1, B con 2 sono rispettivamente meno 1, meno 3 mezzi, meno 1, meno un mezzo. E gli altri chi sono? Beh, gli altri si ottengono dando, al posto della Y, mettendo il valore, meno 1, cioè intersecando le liste con l'altro asse di simmetria, Y uguale meno 1.
e cioè ci viene un'altra volta un'equazione secondo grado, ma stavolta spuria, perché se metto meno 1 qua mi viene 8 meno 8 più 4 che fa meno 4 più 4 0, mi rimane solamente x quadro più 2x uguale 0, cioè bene, un punto è 0, quindi 0 meno 1 è un valore, eccolo. Beh, l'altro sarà ovviamente il doppio, 0, 2, perché 0 meno 2. Vedete chi è? Adesso io l'ho fatta. Eccola qua la mia ellisse. Già la posso tracciare, vedete? Ed ecco proprio gli assi di simmetria nuovi. X uguale meno 1 y uguale meno 1, vedete? In pratica cosa ho trovato? Ho trovato che l'equazione dell'asse di quello che dovrebbe essere... Allora, chi è l'asse? Chi è 2A? Allora, questo è A con 1... Questo è A con 2, questo è B con 1, questo è B con 2. Cosa ho trovato? Ho trovato che A con 1 è il punto, dunque A con 1 è il punto meno 2, 0. No? Vi ricordo che, chiedo scusa, lo scriviamo se non mi sbaglio. Dunque A con 1 è il punto meno 2, meno 1, no? A con 2 è il punto 0, meno 1. Quindi questo è proprio, attenzione che questa è proprio l'origine, questa è proprio 0 meno 1, l'origine sta qua, ecco l'origine. B con 1 è il punto meno 1 meno 3 mezzi e B con 2, attenzione a non sbagliare, è il punto meno 1 meno mezzo, stavo facendo un po' di confusione, vedete? Quindi chi è 2A, cioè A1 A2? È la distanza. Ho trovato quindi che... Trovo quindi che da qui il semiasse A, quindi 2A, è la distanza A1 o A2. Ma chi è A1 o A2? Beh, vedete che è proprio 2. Ma se 2A è 2, trovo che A è proprio 1. Così come 2B, che è B1, B2, chi è? Beh, sarà meno 3 mezzi, sarà 1. E quindi trovo sostanzialmente che B sarà un mezzo. Verifichiamo questo facendo un altro procedimento, cioè vedete qui il grafico tracciato intanto corretto, qui non è proprio così, insomma, ho fatto una specie di, cioè, sembrerebbe un cerchio, qui vedete il grafico con GeoGebra corretto. A questo punto però vi faccio vedere, facciamo la verifica. Dice, ma come fai a fare la verifica? Bene, guardate, io ho un altro modo per arrivare a questi risultati che ho ottenuto. A uguale 1, B uguale 1 mezzo, quindi A quadro mi dovrà venire 1 quadrato 1, B quadro mi dovrà venire un quarto. Vediamo, vediamo se è così. Sarà così? Beh, lo verifichiamo subito, guardate. Vediamo come si fa, data questa equazione, arrivare a questa. Come si fa? Allora, applico il metodo. Si chiama decompletamento del quadrato. Come si fa? Allora, prendiamo un attimo... i primi termini, chi sono x quadro più 2x? Mi ricordano lo sviluppo del quadrato di chi? Di x più 1 al quadrato, che è infatti x quadro più 2x più 1. Quindi cosa faccio? Aggiungo 1 e tolgo 1, poi prendo gli altri. Poi, vedete, faccio così, scrivo 4y quadro più 8y più 4 uguale 0. Ah, intanto questo l'ho già preso, e quindi ho già trovato che questo è un x più 1 al quadrato, no? In pratica avete capito cosa voglio ottenere, voglio arrivare a x meno p al quadrato fatto a quadro più y meno q al quadrato fatto a b quadro uguale 1. Poi guardate qui, il meno 1 lo porto qua e qua posso raccogliere in questi tre il 4, quindi scrivo 4, che moltiplica chi? Mi viene y quadro più, se raccolgo il 4 mi viene un 2y più 1, guarda caso, uguale 1, perché questo meno 1 l'ho portato qui. Ma questo y quadro di y più 1 è anche questo lo sviluppo del quadrato di y più 1. Quindi il tutto si può scrivere come? Guardate come sono arrivato facilmente all'espressione dell'equazione canonica. Cioè ho ottenuto un x più 1 al quadrato più 4 che moltiplica y più 1 al quadrato uguale 1. A questo punto lo scriviamo ancora meglio. Allora, questo sarà, guardate, chi è questo? Vabbè, a quadro è proprio 1. Vedete che avevo ragione? Guardate, ho ottenuto x più 1 al quadrato fratto 1, che poi è 1 al quadrato, più, questo lo scrivo y più 1 al quadrato, beh, questo posso scrivere fatto un quarto uguale 1, 1 diviso un quarto è 4, vedete? E sono arrivato allo stesso risultato che ho ottenuto prima. Ovviamente o mi ricordo queste cose qua, che non è sempre facile ricordarsene, oppure vedete che trovo che la lunghezza del semiasse maggiore A è 1, la lunghezza del semiasse minore B è proprio un mezzo, perché questo è un mezzo al quadrato, vedete? L'asse maggiore è ovviamente 2,
2A e 2B sarà 1, l'asse minore. Ho ottenuto le stesse cose e il centro di simmetria è proprio meno 1, meno 1. Ho ottenuto esattamente le stesse cose che ho ottenuto con l'altro metodo. Questo è quello che abbiamo visto in questo video. Non perdetevi i prossimi video nei quali continueremo a risolvere esempi di questo tipo proprio per imparare bene a trattare e a affrontare anche l'ellisse traslata. Un saluto.